Le persone stanno cambiando, il mondo e la fede cristiana nel tempo dell'Anticristo. La Bibbia, il libro sacro del cristianesimo, ha predetto molti degli eventi che stiamo vivendo in questi tempi moderni. Uno dei temi più importanti trattati nelle scritture è il concetto dell'Anticristo, un personaggio o una forza malvagia che si oppone a Dio e cerca di distruggere la fede cristiana. In questo contesto, la società dell'Anticristo sta crescendo in modo esponenziale, e la fede cristiana sta diminuendo nel mondo intero. Il fenomeno dell'Anticristo non è qualcosa di nuovo. La Bibbia ci aveva già preparato a questa eventualità, mettendoci in guardia contro l'arrivo di un tempo in cui le persone avrebbero abbandonato la fede e si sarebbero lasciate sedurre dal peccato. La società dell'Anticristo è caratterizzata da una crescente indifferenza nei confronti della spiritualità e della religione, e si manifesta in diversi modi. Uno degli aspetti più evidenti di questa tendenza in declino della società è il ruolo delle celebrità nella nostra cultura. Moltissimi personaggi famosi sono diventati simili a delle divinità, con milioni e milioni di persone che li adorano e li seguono in ogni minimo dettaglio della loro vita, sia pubblica che privata. Questa venerazione sfrenata delle celebrità ha portato a un'adorazione di idoli che si contrappone in modo diretto ai principi della fede cristiana, che ci insegna ad adorare un solo Dio e a non mettere al suo posto nessun'altra divinità. Le celebrità, inoltre, spesso promuovono stili di vita completamente lontani dai valori cristiani, dando l'esempio di comportamenti immorali, peccaminosi o dissoluti. Moltissimi giovani, influenzati da questi modelli negativi, si lasciano trasportare nel vortice del peccato, perdendo di vista le virtù che invece dovrebbero guidare la loro vita. Oltre al culto ormai sfrenato delle celebrità, un altro evidente segno dell'avanzata inarrestabile della società dell'Anticristo è la continua e pressante ricerca di oggetti sempre più alla moda e all'ultima tendenza. Viviamo in un'epoca di consumismo sfrenato, in cui l'acquisto di beni materiali sembra essere diventato il principale e unico obiettivo di moltissime persone. La pubblicità ci bombarda costantemente con immagini di prodotti che promettono di migliorare la nostra vita in ogni suo aspetto, spingendoci a desiderare sempre di più e a cercare la felicità attraverso il mero possesso di oggetti. Questa mentalità materialista è in netto e profondo contrasto con l'insegnamento cristiano, che ci esorta a non dare troppo peso alle effimere ricchezze terrene e a concentrarci invece sui valori spirituali. La fede cristiana ci insegna che la vera felicità si trova nella relazione con Dio e nel servizio al prossimo, non nell'accumulo di beni materiali. La tecnologia, in particolare l'uso ormai incontrollato degli smartphone, sta contribuendo in modo estremamente significativo alla diffusione della società dell'Anticristo. Gli smartphone ci tengono costantemente connessi al mondo virtuale, allontanandoci dalla realtà e dalle relazioni umane autentiche. Inoltre, l'uso compulsivo dei dispositivi elettronici può portare a una vera e propria dipendenza che, in alcuni casi, può essere paragonabile a quella provocata dalle sostanze stupefacenti. L'isolamento e la dipendenza tecnologica, a loro volta, possono allontanare le persone dalla fede, poiché queste si concentrano sempre di più su se stesse e sulle loro effimere necessità materiali, dimenticando il bisogno primario di nutrire la propria spiritualità e la propria relazione con Dio. Infine, il proseguimento delle guerre e l'indifferenza totale del mondo di fronte alle immani catastrofi umanitarie che lo affliggono testimoniano l'incapacità dell'uomo di imparare dagli errori del passato e di vivere secondo i principi di amore, compassione e giustizia. La violenza e l'egoismo che caratterizzano la società dell'Anticristo sono completamente lontani dall'insegnamento di Gesù, che ci ha chiesto di amarci gli uni gli altri e di perdonare i nostri nemici. In questo scenario sconcertante e inquietante, è compito dei cristiani resistere alle tentazioni della società dell'Anticristo e restare fedeli ai valori e agli insegnamenti del Vangelo. La fede cristiana ci offre una guida sicura e un rifugio spirituale in un mondo sempre più confuso e alienante. Anche se le sfide sono molte, la promessa di salvezza e di riscatto attraverso il sacrificio di Cristo ci dà la forza di continuare a lottare e a sperare in un futuro migliore. La società dell'Anticristo è un fenomeno in continua crescita che minaccia seriamente di erodere la fede cristiana nel mondo,
poco alla volta. Tuttavia, i cristiani hanno il sacro dovere e la grande responsabilità di resistere con tutte le loro forze a questa tendenza negativa e diametralmente opposta al Vangelo, e di testimoniare in ogni momento l'immensa carità di Dio e la verità intramontabile del Vangelo in ogni singolo aspetto della loro vita, grande o piccolo che sia. Solo così, infatti, potremo sperare di contrastare con efficacia la continua espansione dell'Anticristo e delle sue false e vuote promesse, e di preservare la fede autentica per le future generazioni a venire dopo di noi. Ricordiamo sempre le parole di conforto e di speranza di Gesù, che ci ha solennemente promesso: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Con la sua presenza costante, amorevole e rassicurante al nostro fianco, possiamo affrontare con coraggio e perseveranza le numerose sfide e tentazioni che la società dell'Anticristo inevitabilmente ci pone davanti ogni giorno, e restare saldi, forti e irremovibili nella fede autentica che ci salva. Gesù cammina con noi in ogni istante della nostra vita. Nei momenti di sconforto e di difficoltà, nei quali sembra che il male stia prevalendo, ricordiamo che Cristo ha già vinto il mondo e il suo principe, che è il maligno. La speranza dei cristiani è riposta nella certezza della vittoria definitiva di Gesù sul male, la morte e il peccato. Finché restiamo uniti a Cristo, nulla può contro di noi, nei pericoli di questo mondo, nelle potenze infernali, nell'Anticristo stesso con tutte le sue arti subdole. Dio è con noi, fratelli nella fede. Meditiamo spesso su questa certezza e lasciamoci guidare sempre dallo Spirito Santo, perché possiamo risplendere come luci nel buio di questo mondo, annunciando il Vangelo dell'amore a tutte le nazioni. Il trionfo della società dell'Anticristo non è inevitabile, Gesù regnerà nei cuori di quanti lo accolgono, fino alla fine dei tempi,